palla per i verdi del 7-4-7. Palla per i rossi, sempre il capitano, rimessa in gioco. L'Ancolintana continua col fraseggio. Tiro fuori. Burzacca ha disturbato, quindi ha fatto mandare il pallone fuori per i rossi. Tiro fuori. Il quarto questo. Quarto. Sì. Avete sentito, quarto fallo per i verdi. Calcio d'angolo. Il papera del portiere che non ha trattenuto la palla, calcio d'angolo per i verdi. Bravissimo! Solo che il portiere ha deviato in calcio d'angolo. Bellissimo il tiro di Sassaroli. Bravissimo, Sassaroli si sta dimostrando un grande giocatore. Ecco il capitano, il numero 10, in primo piano. Bellissima difesa della Visgenga. Ecco Perini che con tutta sicurezza fa su alla palla. Bella parata, Sassaroli aveva tentato, ma il portiere si è opposto. Raga, non si bestemmia, se va fuori, perché l'ultima partita hanno bestemmiato, uno è stato espulso. Time out. Questa è la squadra del Genga e questa è l'Anconitana. Time out veloce, le squadre ritornano in campo.
tiro allo sbocco di sangue del numero 5 dei Rossi. Manovrano i verdi della Vigenga. Attenzione, bravo Perini che risolve un piccolo incidente di percorso della Vigenga. Tiro fuori sempre alla sbocco di sangue del numero 5. Il 7 si sta districando, mentre il capitano stavolta manda fuori. Fa su alla palla il portiere dell'Anconitana. Comincia il fraseggio. Salvato per un attimo il gol. Ancora un tiro allo sbocco di sangue del numero 11. Lottano caparbiamente i ragazzi della Vigenga cercando il risultato. Ecco la squadra, tiro fuori di Conigli. Palla riconquistata dai Rossi dell'Anconitana. Fuori! Ancora Conigli ha tirato leggermente fuori da centrocampo. Risultato bravissimo, ha salvato anche il calcio d'angolo e il paratutto Perini. Bardella ha cercato e è riuscito a far mandare fuori il pallone ai Rossi. Attenzione, i verdi cercano e riescono. Fallo! Questo è fallo d'ammonizione. Ecco, difatti, io non sono l'arbitro, però Lotto questa volta è cascato nel cartellino giallo. Non era un fallo cattivo, però i verdi stavano costruendo una bella azione. Parata del portiere. Ha segnato il
numero 8 o il numero 7? No, se è il numero 7 e ha battuto la mano al numero 7, quindi 4-2 per l'Ancolitana. Sta lottando Bardella. Parata! Fuori. Siamo 4-2 per l'Anconitana, Andrea Bardella sta manovrando. Davide Conigli. E Paolo! Paolo per i Verdi. Da come si sta mettendo la partita, penso che l'Anconitana voglia portare a casa l'intera posta. Bravo il portiere. Primo tempo finito, quindi il risultato 4-2 per l'Anconitana. Riusciranno i nostri a recuperare? Vedremo un po'. Ecco, le squadre stanno uscendo. Ciao Tato. Il punteggio attuale dell'arbitro 7,5. Non è un arbitro buono, non è un arbitro cattivo, buono. Io non ti manca nessuno. No, bella partita, solo che il cartellone non è esatto. Ospiti 4, locali 2. Mo li rimettete là i locali. È uguale, uguale. No, quelli uguale là, sposta il cartellone, 4 del qua e 3 di là. Ci sentiamo nel secondo tempo. Piruetta ragazzi, di qua e qui si sa che sono più forti. Io devo metti la maglia. E vabbè. E gli ha regalato un po' di voi. 1-1 non ancora con l'altro. 1-1? La prima vede sul Raisport. Sì, sul Raisport. Infatti a mio figlio ha detto che cazzo fai? Ci fai è bella dal vivo. Sul Raisport. Che comunque scema la buona. Stanno con schifo. Prima che ha segnato la buona. Non c'è gioco. Lo so, ha fatto un salto. Dopo chiedo se c'è. C'è poco. Lui ha segnato prima la coperta, eh? Non l'aveva pareggiato, ma alla fine del primo tempo. Per una volta quando andava bene, io ci andavo noi e parecchi, qui andavamo giù, venivamo giù per la partita.